Ciao amici, in moltissimi mi chiedete spesso: ma il caffè fa bene o fa male? E io rispondo che dipende. Il caffè è più di un cibo, è una medicina naturale e quindi va consumato con attenzione. Ne ho parlato in diversi video che trovate in questa playlist. Ma se la caffeina fa male, il deca fa bene, no? Scopriamolo insieme. Siete curiosi anche voi di sapere se il caffè decaffeinato ha le stesse controindicazioni del caffè normale? Allora mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Per prima cosa, come si fa il caffè decaffeinato? Con la moka? Come si toglie la caffeina, intendo. Il primo a riuscirci fu Ludwig Roselius, tedesco, fondatore della HAG. Il chicco di caffè veniva reso poroso con il vapore, poi trattato con sostanze che toglievano la caffeina. Oggi non si usa più e sono nate tecniche diverse. Perché il caffè sia deca, deve contenere massimo lo 0,1% di caffeina, contro l'1,1% della miscela arabica e il 4% delle miscele robuste. Quindi siamo a posto? Non proprio. La caffeina non è l'unica sostanza del caffè potenzialmente nociva. Il caffè, infatti, è un alimento acido e acidificante e queste caratteristiche rimangono invariate anche nel deca. Rimane quindi sconsigliato in caso di colite, gastrite, colon irritabile e infiammazioni. Siccome comunque contiene caffeina, i cardiologi lo consigliano a chi soffre di cuore e pressione alta. Se volete conoscere alternative sane al caffè e i benefici di questa bevanda, potete guardare questa mia playlist con tanti video sull'argomento. E per conoscere i benefici di tanti altri cibi, iscrivetevi al canale, è facile, con un clic così, e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Mangia e bevi sano e vivi meglio! Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri ed ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno, sempre più trendy e sani con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!